ringrazio per la vostra presenza, per aver accettato l'invito così numerose. Allora, questa sera noi siamo qui per commemorare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In anticipo, perché sapete che la data è quella del 25 novembre, una data stabilita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre del 1999. Perché è stata scelta la data del 25 novembre? Il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana furono uccise tre sorelle. Le sorelle Maribel erano tre donne istruite, erano laureate, ma erano delle guerrigliere, lottavano contro la dittatura che in Repubblica Dominicana vigeva già da quasi 30 anni. Avevano anche un nome in codice perché erano delle guerrigliere, si chiamavano Las Mariposas, le farfalle. E la sera del 25 novembre 1960, mentre si recavano a trovare i mariti in carcere, anche loro in carcere perché oppositori al regime, furono intercettate dalla polizia segreta del dittatore, furono portate in un posto segreto, violentate, torturate, massacrate, bastonate, poi strangolate e buttate in un canalone per simulare un incidente. La morte di queste tre sorelle, dell'Las Mariposas, destarono grande fermento, grande sgomento prima di tutto nella Repubblica Dominicana, ma anche grande fermento. Fu la miccia questa che diede origine poi alla rivoluzione che l'anno dopo portò all'uccisione del dittatore e alla caduta di questo governo totalitarista. La data del 25 novembre fu utilizzata la prima volta in un congresso, in un'assemblea internazionale di femministe a Colombia, in Colombia, a Bogotà, nel 1980, e poi l'Assemblea delle Nazioni Unite l'ha utilizzata come data per commemorare questa giornata. La violenza contro le donne sapete che è un fenomeno molto diffuso in tutto il mondo, ma anche in Italia. E in Italia i numeri sono veramente, per dire, quasi scandalosi, perché si è stimato che in Italia viene uccisa una donna ogni 3 giorni, ogni 15 minuti una donna viene picchiata e una donna su 7 viene violentata. E molte donne violentate lo subiscono questa violenza già prima dei 16 anni, quindi quando sono bambine, adolescenti. E purtroppo l'orco non è il maniaco seriale che è nascosto nell'angolo, è sempre una persona che le donne conoscono, le bambine conoscono, può essere un familiare, una persona, un amico di famiglia, molte volte l'allenatore e sappiamo, ciò dice la cronaca, molte volte anche i sacerdoti, le persone di chiesa. La violenza contro le donne si esprime in diversi modi, non solo violenza sessuale, violenza fisica con le bastonate, c'è anche la violenza psicologica che oserei dire molte volte anche da testimonianze ascoltate, molte volte è più grave, fa più male delle bastonate, perché la violenza psicologica è quella che distrugge dentro una persona, si perde tanta autostima. La chiave di volta per spiegare questo fenomeno così brutto non è solo il maschilismo, quel senso di supremazia che ha l'uomo di tutte le età, di tutte le razze, di tutte le religioni, non c'è distinzione, ma è anche la disparità di genere. La donna, lo sappiamo tutti, anche se siamo alle soglie del 2020, non ha le stesse opportunità dell'uomo. Per esempio dei disoccupati, la maggior parte sono donne e questo fa sì che ci sia una sorta di dipendenza economica. Molte donne non riescono ad allontanarsi dall'uomo violento e tantomeno portarsi i figli dietro perché non saprebbero che cosa vivere. Certo oggi le donne hanno qualche aiuto in più, c'è il telefono rosa, ci sono i centri d'ascolto, ci sono i centri d'accoglienza, ma per porre fine a questo fenomeno ci verrebbe una vera e propria rivoluzione culturale. Dobbiamo educare gli uomini, i nostri uomini, educarli al rispetto della differenza di genere. E questa educazione deve cominciare già nella tenera età, nelle nostre famiglie, perché l'esempio delle famiglie è molto importante, e anche e soprattutto continuare nelle scuole. Donne e uomini non siamo uguali, in maniera obiettiva, sotto tutti i punti di vista, e questa differenza va rispettata. E anche gli organismi istituzionali, la politica, deve fare tanto per dare la possibilità, per dare varie opportunità alle donne, la possibilità che la donna possa lavorare e possa anche raggiungere le carriere apicali, che purtroppo sono poche le donne che raggiungono le alte vette nel mondo del lavoro. La FIDAPA, che è un'associazione che si interessa soprattutto di donne, ha molto a cuore
questo fenomeno delle violenze sulle donne. Tant'è vero, la FIDAPA ha elaborato un suo logo, non so se avete visto questa donna stilizzata che è tutta dipinta di rosso, però ha anche mutuato, anche preso diciamo, altre simbologie molto d'effetto, come la panchina rossa. Sapete che a Villa l'anno scorso abbiamo inaugurato assieme al comune la panchina rossa che è vicino al nostro palazzo comunale, oppure l'altra simbologia importante del posto occupato. Vedete tutti qui stasera questa sedia dove c'è stato posto occupato con delle scarpe rosse. Il rosso è indicativo di violenza. Posto occupato perché? Qui stasera ci poteva essere una donna qualsiasi, anche una nostra amica, una nostra parente, che non può essere qui presente o perché è uccisa nella cosa, forma più grave di violenza, oppure perché è piena di lividi e non può farsi vedere in pubblico, oppure perché il marito o il compagno le impediscono di essere qui presenti. E cosa dire, cerco di finire presto, cosa dire della Carta dei diritti della bambina, della FIDAPA? La Carta dei diritti della bambina è un manifesto contro la violenza sulle donne, perché la bambina di oggi è la donna di domani. La bambina è quella che subisce le mutilazioni genitali, la bambina è quella che subisce lo stiramento del seno, la bambina è quella che viene esposta a uomini adulti. E tutto il danno fisico che si ritrova, fisico e morale che subisce da piccolo, se lo ritrova da grande, gli comporterà un diverso modo di vivere il suo essere donna, di vivere la sua femminilità. Noi stasera come sezione di Villa San Giovanni abbiamo voluto un po' commemorare, diciamo, questa giornata in maniera diversa, in maniera alternativa, attraverso l'arte, la bellezza dell'arte, attraverso la figura di una donna, Artemisia Gentileschi, una pittrice, giovane pittrice, che subì anche lei violenza. Fu stuprata dal suo maestro di prospettiva nella bottega del padre. Ebbe il coraggio di denunciarla, pensate a quei tempi, siamo nel 600, ebbe il coraggio di denunciarla, dovette testimoniare sotto tortura, fu sottoposta a una specie di macchia della verità, però ebbe il coraggio di imporsi, di superare questo shock subito. Praticamente possiamo dire che ha trasformato la violenza in bellezza, essendo anche d'esempio per tutte quante le donne, specialmente per le donne di quel tempo. Quindi stasera di Artemisia Gentileschi ci parlerà il professore Livoti. Comincio a presentarvi lui, perché è un personaggio che sicuramente non avrebbe bisogno di presentazione, però è anche giusto. Il professore Livoti intanto è un critico, è definito un critico d'arte a buon ragione. È docente di arte in ospedale presso il reparto di pediatria e di oncopatologia del Grande Ospedale Metropolitano. Questo veramente gli fa grande onore, forse è la parte più bella del suo curriculum. È il direttore della Pinacoteca Area Grecante a Bova Marina, è giornalista del settore cultura Merito TV e poi per ultimo ho voluto lasciare, perché voglio dire qualcosa in più, è il presidente dell'associazione Le Muse, un'associazione che ha compiuto quest'anno i 20 anni di successi grazie alla professionalità e alla capacità del professore Livoti, un'associazione che veramente ha messo in luce tutto il nostro il patrimonio artistico, sia umano che materiale, di Reggio, provincia e forse anche di altro. Avete sentito all'inizio che siamo stati un po' allietati dalla musica suonata dei nostri tre maestri, che vi vado a presentare. Allora, il maestro Alessandra Scopelliti, si fa vedere, Alessandra Scopelliti ha cominciato molto presto, a 13 anni, ha conseguito il diploma di Inobu presso il Conservatorio Cile, con lo quale collabora ancora tanto, collabora anche con diversi gruppi musicali del territorio. È lungo il suo curriculum, quindi cerco di tagliare un pochino. È vicepresidente del complesso bandistico Verducci di Campocalabro, in cui riveste anche il ruolo di direttore artistico. È oboista presso la chiesa San Giorgio alla Vittoria e di recente è stata chiamata a collaborare con l'orchestra di fiati del Conservatorio Morelli di Messina, con cui ha suonato sotto direzione del maestro Lorenzo Della Fonte e del maestro Eugène Migliaro, corporon di fama internazionale. L'oboista Brigandì Simona è laureata in oboe presso il Conservatorio Francesco Cirlea di Reggio Calabria, inizia giovanissimo lo studio dell'oboe, partecipa a diversi concorsi musicali dove si classifica sempre tra i primi posti, vince l'audizione per l'orchestra giovanile dell'Accademia Santa Cecilia a Roma, in cui riveste il ruolo di oboista d'orchestra nell'anno 2017-2018.
Nel 2018 suona anche l'orchestra di fiato e conservatorio corale di Messina, diretta dal maestro Ito Yasuide. Alla fine il maestro Martino Carmine, che consegue il diploma di primo livello accademico di primo livello in oboe presso il Conservatorio di Musica Francesco Gilea, col massimo dei voti e con la lode. Ha partecipato sempre in qualità di oboista ai concerti del Conservatorio Gilea di Reggio, ha partecipato a diversi concorsi di musica da camera, si è classificato da primi posti, di recente ha suonato al Teatro Bolzano con l'orchestra di fiati Città di Bazzano. Adesso ascoltiamo un altro piccolo intervento musicale e poi passo la parola al professore Livodi. Questa carrellata, buonasera a voi, vedo tante facce insomma di questi attraversamenti culturali che tra Reggio e Villa poi tra l'altro rappresentano ecco questa sinergia, tra poco, tra due minuti, grazie, rappresentano questa sinergia virtuosa, no, tra associazioni, e per me è un gradito ritorno, intanto grazie alla FIDAPA di Villa San Giovanni con la quale collaboriamo da tanti anni e quindi attraverso poi i vari direttivi ci siamo visti più volte, ma credo che questo incontro con la Presidente Cardile sia un mio ritorno, perché naturalmente a suo tempo siamo stati presenti su più fronti proprio con questo connubio tra arte e letteratura. Che dire, stasera è una serata molto particolare, in particolare perché mette in evidenza che ancora oggi stiamo a parlare di quella che è la tematica sulla violenza alle donne. Quindi quando si parla di un argomento vuol dire che nonostante le commissioni, che siano locali, che siano regionali o che siano nazionali, il problema c'è, il problema esiste. L'artista che stasera noi tra poco presenteremo in effetti è diventata probabilmente all'inizio molto più famosa per lo stupro che avvenne, non avvenne, quello lo scopriremo durante le fasi di lettura delle sue opere artistiche, che come artista, perché Artemisia Gentileschi, figlia del grande Orazio Gentileschi, divenne artista di chiara fama, quindi artista importante, in un particolare periodo storico, ovvero non nell'arte del passato, ma nell'arte che viene propriamente detta moderna, cioè l'arte che all'inizio del 1900 vede uno storico e uno studioso come Roberto Longhi, siamo nel 1916, il quale osserverà questi quadri
in un'ottica e con un occhio del tutto particolare. Lì la tematica dello stupro che noi stiamo ricordando questa sera passerà in secondo ordine, perché naturalmente prevarrà quello che era il senso non di una donna pittrice, ma di un artista, in un periodo in cui nel Seicento in effetti gli artisti erano uomini e in cui non vi era nell'arte una parità di genere. Pensateci, rispetto a un tempo, oggi sono più le donne artiste rispetto al 600, al 700, all'800. C'è stata questa inversione di tendenza. E poi anche dimostra la tematica che noi tratteremo stasera, come a suo tempo entrare nel campo dell'arte era naturalmente sinonimo di famiglie che detenevano anche un certo potere economico e culturale. La famiglia di Artemisia era una famiglia di semplici artisti, di conseguenza anche per lei fu difficile entrare in questo campo, in questo settore, perché fu il padre Orazio a coprire un po' all'inizio quella che era la sua entrata nel mondo dell'arte. Se noi guardiamo da un altro punto di vista, diametralmente opposta, la situazione, ci accorgeremo di un'altra cosa: come nel 600 lo stupro era oggetto di denuncia. Voi immaginate un periodo storico lontano da questo, dove la donna si chiude in se stessa, dove la donna scappa da quello che potrebbe essere, no, un momento in cui dichiarare ciò che è avvenuto. E quindi Artemisia giustamente rappresenta una figlia che viene protetta dai genitori. Una causa che durò circa 7 mesi e che poi, come vedremo tra poco, non arrivò ad ammettere che ci fu veramente stupro, e sicuramente un'importanza sociale talmente forte che la stessa Artemisia, da quel di Roma, si dovette trasferire in quel di Firenze, trovare un matrimonio riparatore come in tutte le storie e naturalmente coniugare un po' i vari momenti. Se andiamo, io ho preparato delle slide, mi accomodo così li guardo accanto a voi. Io qui parto da quest'opera pittorica. Quest'opera pittorica è La suonatrice di liuto. Dovete sapere che nel 1600 gli strumenti musicali rappresentavano il senso della bellezza, della vanitas, ed era una condizio essenziale di tutti gli artisti, ovvero per gli artisti era cosa d'obbligo dipingere anche gli strumenti musicali. Perché ho messo quest'opera in primo piano? Perché quest'opera non è di Artemisia Gentileschi, è appunto di Orazio Gentileschi, il padre che a bottega formò la giovinetta. Pare che la sua prima opera sia stata fatta a 15-16 anni, anche se qualcuno nella critica afferisce che probabilmente il padre ogni tanto cercava di aiutare la giovinetta. Roberto Longhi nel 1916 parla di un primitivismo caravaggesco. Sapete benissimo che nel 600 questa grande diatriba tra i Carracci e Caravaggio andava a dimostrare ciò che era nella realtà, ciò che era nella finzione. Caravaggio, il grande illusionista, il grande artista che porta l'introduzione della luce, e già in Orazio Gentileschi, voi se guardate il gioco dei panni, se guardate la collocazione che non ha né spazio e né tempo, è la luce che crea quella che tecnicamente gli addetti ai lavori chiamano convenzione illusoria. In effetti questa resa teatrale fa vedere delle grazie di una giovinetta che non esplode nella sua forma, nella sua bellezza, ma viene rappresentata con quello che è praticamente il classico incarnato adolescenziale, quello che è un accostamento all'allegoria, perché qui si parla di un'allegoria alla musica, dove lo strumento veniva utilizzato solo ed esclusivamente come
un pretesto. E Artemisia viene definita da Roberto Longhi in un testo scritto su Gentileschi padre e figlia, definendo l'artista come l'unica donna in Italia che abbia mai saputo cosa sia pittura, colore, impasto e simili nell'essenzialità, e dove l'artista rappresentava in un certo senso la Gentileschi non come donna, come vi dicevo prima, ma soprattutto come artista. Già non vi era questa differenza di genere. Longhi è colui il quale tiene a battesimo nell'arte moderna l'importanza di Artemisia. Significativo in questo caso è l'opera di Giuditta e Oleferne, che noi troveremo tra poco, perché Roberto Longhi, visitando il museo di Capodimonte, andò a studiare de visu, quindi dal vivo, quelle che erano le opere dell'artista in questione. E quando vedremo tra poco la scena in itinere, lo stesso Longhi pare abbia detto: mi viene voglia di dire che questa donna è terribile. Capirete come la condizione di una donna stuprata poi la porta a trasportare tutto il proprio dramma, tutto il proprio orrore, questo orrore del vacuo, questo orrore diciamo di quello anche del pregiudizio stesso, con un senso quasi godicizzante, in cui il sangue e in cui anche la violenza fatta nei confronti dell'uomo diventa quasi arma alla pari, elemento di come posso dire, di risposta a quello che lei stessa ha subito. Quindi Artemisia si trova ad essere definita la prima donna dell'arte in genere, femminista, anticonvenzionale, anche se i canoni erano proprio quelli naturalmente tipici del Seicento. La situazione nel Seicento, da una parte la casa d'Asburgo di Spagna e di Austria, vi è Filippo di Spagna da una parte, ma a Firenze vi è Cosimo de' Medici, la corte medicea, che promuove moltissimo quella che è il collegamento con gli artisti del tempo. E naturalmente quando noi parliamo di barocco non dobbiamo dire il Seicento è barocco, no, il Seicento è un periodo storico che parte dalla fine del 1500 e comprende tutto il 1700, quindi voi immaginate questo rapporto spazio-temporale, dove anche Versailles è barocca, ma all'interno di Versailles vi è una restituzione pittorica degli affreschi, degli ambienti di tipo naturalistico, mentre gli artisti che caratterizzarono il vero Seicento, il vero barocco, non dico che erano a servizio della Chiesa, ma naturalmente dovevano rappresentare post Rinascimento quella che era la magnificenza della Bibbia, la magnificenza dei Vangeli, la magnificenza di ciò che era la dottrina e di ciò che la Controriforma voleva mettere in evidenza. Ecco perché queste chiese hanno un'identificazione di affreschi importanti, affreschi dove il simbolo e l'allegoria ne sono continuamente parte integrante. L'arte dunque ha tantissime sfaccettature. Vi è dunque nel Seicento quella che viene considerata la pittura di genere, vi è quindi la pittura di genere che è il ritratto, il paesaggio e tanto altro, vi è una pittura che viene definita pittura di tipo naturalista e poi una pittura di tipo classicista. Questi erano i filoni in cui chi andava in bottega si poteva muovere. L'arte abbiamo visto che era un elemento di propaganda tipicamente religiosa, perché anche a quel tempo si faceva propaganda, non esistevano i media, ma esistevano gli artisti che dovevano promuovere e dunque davano popolarità, senso realistico, decorativo, e l'arte naturalmente aveva e utilizzava dei veri e propri repertori. E il barocco dunque esprime quella che è l'ansia delle soluzioni nuove, e questa condizione dell'uomo che è al centro dell'universo ormai era del tutto passata. Allora, ecco qui la nostra Artemisia.
Tra l'opera di prima e l'opera che stiamo guardando successivamente, già subito si nota un'inversione di tendenza. Nonostante sia una adolescente, la cosa che ci colpisce è l'incarnato, il corpo prorompente, perché Artemisia non diniega quella che è la sua femminilità, quella che è la sua corposità, quello che è il gioco delle masse anatomiche. Continua il filone dello spazio e del tempo del padre, ma diventa anche soggetto autoreferenziale in cui mandare continuamente dei messaggi. È un'allegoria della pittura, è la stessa Artemisia che sta dipingendo, quindi si approccia a dipingere nei confronti di una tela. Qualche critico addirittura pare che abbia detto che mentre dipingeva questa dipingeva se stessa, aveva utilizzato due specchi, uno da una parte e uno dall'altra. Questa è una tecnica che nel barocco si faceva molto. Anzi, se mi capita di andare a vedere certe volte alcuni musei, in alcune sezioni dedicate al barocco, ci sono proprio gli specchi per fare vedere la specularità, ovvero come la parte destra corrisponde alla parte sinistra, ed era un'illusione ottica che veniva utilizzato. Da dove capiamo che vi è l'allegoria della pittura? Da questa collana, dove in basso vedete vi è una piccola maschera. La piccola maschera, il pendente che si vede in questo caso, proprio rappresenta quello che è la finzione. Poi ci sono questi capelli un po' scarmigliati, quindi già si intravede questo senso di donna che è ribelle, che è anticonvenzionale, che vuole andare oltre ogni cosa. Però questa opera, che è una delle prime opere che lei ha fatto, è un'opera molto originale, proprio perché la critica dice che l'impaginato, cioè il taglio prospettico che ha dato, che la vede un po' dall'alto verso il basso, la domina, per l'epoca era un qualcosa del tutto inedito ed originale. La pittrice naturalmente diventa autoreferenziale, si dipinge in queste opere. Ecco perché, andando successivamente, l'autoritratto della sonatrice di liuto. Se noi torniamo indietro e vediamo la prima sonatrice di liuto del padre, noi vediamo una differenza abissale tra, no? Ecco, questa giovinetta, no? Che ancora va verso incontro alla vita, dove in effetti è l'allegoria della freschezza della musica, nei confronti invece della corporeità. Se noi andiamo avanti a vedere, grazie, guardate questa suonatrice di liuto, intanto è una suonatrice alla moda, noi lo vediamo subito dal turbante. Il turbante si utilizzava alla corte di Cosimo I dei Medici, che naturalmente indicava proprio, insomma, l'appartenenza alla corte dello stesso personaggio. E naturalmente l'espressione di questa Artemisia è una espressione attenta, ordinata, precisa. Guardate la positura delle dita, come naturalmente corrispondono effettivamente, qua i nostri musicisti, i nostri maestri possono confermare, come anche l'attento studio della posizione delle dita non è fatto a caso, non è una posizione da atelier, ma è quasi una fotografia, una catalogazione delle usanze del tempo. E naturalmente suonare il liuto, la lira, voleva dire abbandonarsi al piacere, a quella che era la voluttuosità. Quindi anche lei stessa, nonostante abbia vissuto un terribile momento in cui, considerate che giovanissima, viene stuprata dal Tassi, che era il migliore amico di suo padre, e che naturalmente approfitta di lei in un momento in cui il padre era
assente, la causa durò 7 mesi e non riuscirono a, diciamo, nonostante delle torture che venivano fatte agli artisti. Sapete qual era la tortura che veniva fatta e che lei ha avuto? Venivano le mani, le dita delle mani venivano legate, strette, tirate con delle funi, con delle corde. Quindi praticamente si chiamava questo il rito della Sibilla, no? E che doveva anticipare in effetti la verità. Quindi queste mani, queste dita venivano fasciate, venivano tirate con delle funi, con delle corde, e naturalmente si arrivava poi a insomma, fare sanguinare le mani, le dita. E quindi è chiaro che questo supplizio che veniva fatto, questa costrizione fisica, tra virgolette, doveva portare l'artista a dire tutta la verità. E naturalmente, nonostante fosse stata sottoposta a questa sevizia terribile, in effetti la verità non venne mai fuori. Diciamo che durante la sua vita Artemisia Pettegolezzi, sulla sua biografia ce ne sono tanti, addirittura anche il padre fu accusato di abuso nei confronti della figlia, così come anche gli amanti che ebbe durante la sua vita. Ma questo naturalmente fa parte, ecco, di quel gioco tra storia e finzione, no? Di quello che viene raccontato sulla vita degli artisti, anche gli stessi figli, chi dice ne abbia avuti 2, chi dice ne abbia avuti 4 addirittura. Quindi non ci sono delle fonti certe che ci descrivono quello che è lo stato biografico di Artemisia. L'abito pregiato, come voi potete vedere, il turbante alla moda, tutto fa pensare che diciamo è ispirato a quella che è la corte medicea, alla corte dei Medici. E questa opera si trova praticamente in una galleria di Minneapolis negli Stati Uniti, è stata battuta all'asta nel 1998. Perché appunto Artemisia è stata rivalutata in questi ultimi 100 anni, mentre prima veniva ricordata solo ed esclusivamente per questo stupro, mentre pittoricamente veniva considerata insomma un'artista come tanti altri. E praticamente quest'opera pare l'abbia richiesta lo stesso Granduca Cosimo II. Ma guardate come Artemisia diventa espressione di piacere, di voluttuosità. Guardate come si trasforma e diventa un'Artemisia che ci fa pensare a che cosa? Andiamo avanti con le immagini. Guardate come allude all'immagine di Santa Caterina. Sembra un'immaginetta sacra. E in effetti questo è l'immagine di Artemisia martire. Chiaramente il martirio dove lo vediamo? Lo vediamo da quella che è la palma, che è simbolo appunto del martirio. State vedendo attraverso il cambiamento, no, del suo volto, come lei stessa si prestava, era un po' una, nessuna, 100.000, perché in effetti stiamo guardando espressioni diverse della stessa medaglia, no, del personaggio che vi stiamo raccontando. Questo grande peplo rosa chiaro che mette in primo piano che cosa? Ancora una volta la dinamica delle mani. Vedete l'impaginato, il taglio dell'immagine che viene fatta, le stesse mani che prima vi ho fatto notare mentre suona praticamente lo strumento musicale. Prima erano molto più movimentate e qui in questo caso vi è questo gesto quasi, come posso dire, quasi più intimo, quasi raccolto. Questa palma viene trattenuta proprio per questo. E addirittura i critici, guardando quest'opera, hanno ipotizzato che qui, e anche gli studiosi, un po' di fisionomica, hanno ipotizzato che qui Artemisia aveva esattamente l'età di 22 anni, quindi era insomma sempre all'inizio. Considerate che lei giovanissima riuscirà ad entrare all'Accademia del Disegno di Firenze, che non era, era un regno prettamente maschile, e quindi addirittura riuscì a superare suo padre per entrare all'Accademia del Disegno di Firenze, che era un grande centro propulsore di arte e di cultura. Che cosa fa Artemisia? Artemisia trasforma la violenza in bellezza.
Questo è probabilmente nel dramma, perché parte dal dramma e arriva e approda a quella che è la concezione della bellezza. Orazio Gentileschi il padre, Prudenzia Montone la madre, madre che non conoscerà mai perché muore proprio quando verrà partorita. E questo diciamo talento lei lo scopre proprio all'età di 12 anni, rimanendo in bottega con il proprio padre, perché pare che fosse affascinata dalla concezione del contrasto della luce e dell'ombra, perché doveva essere veritiera e vitale. Cioè si parla anche qui, in un periodo lontano dal tempo, no? Di verismo pittorico, che non è il verismo caro alla letteratura, è tutt'altro rispetto a quello che noi tra poco vedremo. E il padre era un seguace di Caravaggio. Caravaggio in quel periodo sviluppava la propria attività nell'ambiente romano, quindi esisteva quello che viene definito il caravaggismo nell'ambito romano, che è un movimento artistico a tutti gli effetti. E tutti si ispiravano a Michelangelo Merisi, perché Caravaggio si chiamava Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. E praticamente Artemisia si ispira a questo movimento di studio caravaggesco insieme ai suoi sei fratelli, quindi una famiglia molto, molto numerosa. Il processo avviene nel 1612 e Agostino Tassi era il suo maestro di prospettive. In quel periodo stavano lavorando il padre e il maestro Tassi alla decorazione del Palazzo Pallavicini a Roma. Il Tassi ne uscirà indenne e naturalmente lei, proprio per uscirne anche indenne, si dovette trasferire a Firenze, come abbiamo detto prima. E a Firenze poté fare pittoricamente quella che insomma si può definire la solista, cioè poteva iniziare a dipingere da sola. Viene diciamo presa in matrimonio da Pier Antonio Stiattesi, un altro pittore fiorentino di poca diciamo di poca fama, e naturalmente entrando nell'Accademia del Disegno è la prima donna che riesce a superare anche suo padre stesso. Ebbe amici importanti e influenti. Galileo Galilei gli chiese più di una volta qualche ritratto, Michelangelo Buonarroti gli chiese dei ritratti degli antenati, quindi ha vissuto e ha colto quello che è l'essenza di un periodo. Altra immagine, guardate Danae. Allora, Artemisia è importante perché le scene bibliche, le scene sacre, le scene della mitologia potevano avere un vero e proprio valore didattico a servizio della collettività. Se non c'era questo valore didattico a servizio della collettività, l'opera d'arte non aveva senso. È ancora una volta un'immagine sensuale ed è un po' impudica, cioè nel senso che naturalmente va oltre il normale senso delle cose. Quest'opera praticamente è un po' un'opera che ebbe tante attribuzioni, perché con l'opera dedicata a Cleopatra, che vedremo tra poco, non si sa se in effetti o il padre ogni tanto l'aiutava o se in effetti fu fatta ex novo dal padre Orazio, perché ci sono degli stilemi che si avvicinano, perché essendo giovanissima, meno di 30 anni, è impossibile, qualcuno dice, che potesse avere questa potesse superare se stessa nel momento della rappresentazione. E quindi ci sono diverse caratteristiche attributive. Il soggetto mitologico che voi vedete di Danae, intanto notate questi punti che si vedono, è la pioggia dorata che manda Zeus, e guardate che cadendo all'altezza praticamente delle cosce, quindi qui diventano monete.
La serva non guarda la padrona, ma è attenta a raccogliere giustamente le monete. Quindi vi è questo richiamo alla storia di Zeus, che si tramuta in pioggia d'oro per coniugarsi con Danae. Perché? Perché Danae era stata, lo vedete il buio della parete, era stata proprio chiusa all'interno di una stanza. E allora, in questo caso, Zeus si trasforma in questa pioggia dorata, che non è un richiamo romantico, ma è proprio un richiamo erotico. Quindi questo vi dice lunga su quella che è la sensualità di Artemisia. E tra l'altro il mito di Danae è un mito importante, perché altri artisti come Correggio e Tiziano l'avevano praticamente utilizzata come immagine iconografica. È chiaro che è un'immagine che è caratterizzata dalle esuberanti rotondità, ma anche, guardate lo sguardo, dove si potrebbe essere anche lei, è uno sguardo di abbandono a quello che è il piacere per eccellenza. E poi anche questa pioggia che praticamente si abbatte, no? Insomma, la critica dice prova l'acme del piacere sessuale per eccellenza, perché naturalmente la moneta che diventa poi d'oro, no? Rappresenterebbe, ecco, questa trasmutazione di questo Zeus che arriva proprio per simbologie. E quest'opera praticamente ed è simile a un'altra opera che si trova a Vienna e che ha realizzato poi Tiziano. Ma l'opera probabilmente che è il manifesto che identifica lo stupro vero e proprio, magari l'opera che identifica la rabbia, qualcuno dice la sua prima opera, qualcuno dice impossibile che giovanissima potesse fare questo, è l'opera che stiamo per vedendo, Susanna e i Vecchioni. Esistono comunque varie rielaborazioni. Susanna e i Vecchioni è una storia conosciuta, molto, molto particolare. Intanto quest'opera pare che lei l'abbia dipinta a 17 anni, quindi bambina, ragazza, adolescente, prodigio dovrebbe essere. E poi pare che questo quadro il padre Orazio lo portava in giro per dimostrare: guardate quanto è brava mia figlia. Quindi probabilmente questo quadro era quasi un quadro in promozione, per dire: sapete, io ho una figlia talmente brava che fa queste cose. Quindi la dubbia lettura e la dubbia storia è dovuta al fatto che probabilmente, no, questo quadro era proprio un manifesto di famiglia, per dire: mia figlia è arrivata a questi livelli. Perché è importante questo quadro? Perché non solo mette in luce quella che è la caratteristica di Artemisia, ma perché l'episodio di Susanna e i Vecchioni è un episodio dell'Antico Testamento, ed è un episodio particolare, si trova nel libro di Daniele. E Susanna, che era una donna casta, si trovava a fare un bagno e viene sorpresa e infastidita da due uomini anziani. Questi uomini anziani erano amici del marito. Questi due uomini la ricattarono e naturalmente affermarono che se lei non avesse, diciamo, compiaciuto i loro piaceri, avrebbero raccontato al marito che era stata vista in compagnia di un altro uomo a farsi il bagno. Ma suo marito Daniele riuscì praticamente a sconfiggere i due mascalzoni, ritrovare la verità e capire che era una bugia. Questo quadro è particolare perché? Perché il signore che voi vedete in alto con quel mantello marrone con color terra, tanto per intenderci, è probabilmente il Tassi, cioè probabilmente quell'uomo più giovane
colui il quale proprio la violentò. Quindi c'è anche questo atteggiamento di richiamo alla sua storia. Quindi vedete come la storia si ripete, la sua biografia, in tutte le opere. Poi, andando a quella che è la resa della teatralità, questo gradino, questa cripidine, questa base di appoggio, questi due personaggi che arrivano dall'alto, e naturalmente tra i due personaggi vi è tensione, vi è dialogo. Che cosa vi è? Maldicenza, no? Tra l'altro, due età dell'uomo, l'uomo più giovane e l'uomo più anziano. Il ricatto è attualissimo, questo quadro, no? Andando al di là del prototipo della donna, che in effetti è una donna di quel periodo, no, di quel periodo storico, però il messaggio di Susanna e Vecchioni è sì un messaggio biblico, ma è anche un richiamo attento. Guardate come cambia situazione con Giuditta e l'Ancella. In questo caso è un'opera, praticamente il pugnale indica la violenza di quello che tra poco vedremo successivamente nel nuovo quadro. Se noi andiamo avanti, così vediamo la differenza. Allora, andiamo avanti un attimino, ecco qua. Giuditta che decapita Oloferne. Quest'opera è l'opera più cruda e più crudele che scioccò lo stesso Roberto Longhi. Disse: è una donna terribile, perché è una donna capace di fare tutto questo con una ferocia. Guardate, questa è lei, ancora una volta, se voi considerate, il volto è lo stesso di quello che stiamo vedendo. Guardate il gesto e l'aiuto della serva che partecipa attivamente. Di questo quadro ci sono due versioni, una che si trova al Museo di Capodimonte e una che si trova in ambito fiorentino. Sono di dimensione praticamente di dimensioni diverse, e l'ancella, diciamo, che accompagnava sempre Giuditta, si chiamava Abra, e naturalmente secondo gli studiosi questo quadro è proprio un'aggressione che venne fatta nei confronti di Agostino Tassi. E la storia di Giuditta ed Oloferne è narrata proprio nel libro di Giuditta. La donna, grazie alla propria abilità, riuscì a fare ubriacare e successivamente uccidere il generale degli Assiri, che era appunto Oloferne. Questa storia è importante perché praticamente ci rappresenta l'ambito napoletano di studio della stessa artista, e poi quasi l'atteggiamento quasi mascolino della violenza, dell'aggressione. Se noi torniamo indietro un attimino di due immagini, guardiamo, ecco, il ritratto di Giuditta con l'ancella. Qui la testa era già stata tagliata, era, no, nella cesta, vedete? Però se noi guardiamo i due atteggiamenti, magari questa è meno crudele, è meno violenta, è meno accentuata rispetto all'altra, ecco qui, che proprio indica. Io ho voluto puntare proprio su questa scena perché è proprio teatrale. E l'atteggiamento compiaciuto, guardate lei come lo guarda con questi occhi, no? Un po' stretti, e anche questa voglia di vendetta, di riscatto, insomma, come per dire, ormai il dado è tratto, insomma, ormai ho finito di vendicarmi. Al di là poi dell'abito, mentre il colore della serva richiama il rosso, anche dello stesso sangue che poi nel quadro, nella visione generale, io qui vi ho messo il particolare, cade su un materasso molto particolare, molto, molto grande, molto alto, e quindi c'è questo richiamo di percezione visiva. Se noi andiamo avanti, no, ecco qua, ecco qui, le due versioni.
sono due versioni, la prima con l'abito blu è la versione napoletana, mentre questa è la versione fiorentina. Hanno delle dimensioni diverse. Io li ho messi praticamente tutti e due vicini per farvi vedere gli sguardi. Guardate la dinamica degli sguardi, andando al di là degli abiti, come il primo è più truce nel, diciamo, nell'atteggiamento, mentre l'altra magari è quasi, lo uccide ma con distacco. Notate il distacco formale che si vede, come se quasi quasi, insomma, guardate come lo guarda, come per dire sì, ti ammazzo, ma lo faccio perché lo devo fare. Mentre la serva, guardate la mano di Loferne, come la prende nella prima immagine qui, mentre in questa riproduzione questa mano è leggermente materica, insomma è più leggera nel voler trattenere il personaggio. Se torniamo indietro di due immagini, ecco qua, e questa è un'altra opera. Quindi vedete come passa dal piacere alla santità. Questa è ancora lei, e qui ci troviamo di fronte a quella che è la conversione della Maddalena, e si trova a Palazzo Braschi. Palazzo Braschi ha una ricca collezione che è a Piazza Navona. Andando a Piazza Navona c'è Palazzo Braschi, dove ci sono delle opere bellissime di Artemisia Gentileschi, aperto tutto l'anno, quindi è un'ottima occasione. È un'opera del 1615 e praticamente viene chiamata La Conversione, ma in effetti viene denominata come opera, come denominata come La Penitenza più che Conversione, ma storicamente viene denominata così, La Conversione della Maddalena. È un'opera praticamente importante perché vi è devozione e sensualità. La devozione è data dal gesto, la sensualità, se era la Maddalena, doveva dimostrarsi che era la Maddalena. Quindi la sensualità da che cosa poteva essere identificata? Da questa spalla provocante, no? Che naturalmente è aggettante nei confronti dello spettatore. Ma la mano poggia nel cuore, vedete che la mano poggia sul cuore. Quindi quello è il richiamo a questa sua conversione. Ha uno sguardo intenso e quasi mistica, guardate lo sguardo come si perde, guarda verso la luce e poi è bello questo abito, che è un abito sgargiante di seta, secondo sempre l'usanza del tempo. E poi insomma è una Maddalena, la nudità provocatoria contro l'atteggiamento un po' ieratico, no? Questa sottomissione all'immagine divina. E di questo esistono poi altre opere, altre variazioni. Andiamo avanti, siamo quasi sulla dirittura di arrivo, e questa è l'opera dedicata a Lucrezia. Questa è una delle opere diciamo scoperte da poco e rivalutate da poco, e rappresentano il periodo in cui fu per ben due volte a Napoli. E anche Lucrezia fu un'altra donna della storia vittima di stupro, anche lei viene rappresentata. E il mito di Lucrezia, vittima di stupro, è il mito più rappresentato dagli artisti della scuola romana, dagli artisti dell'ambito, anche come mito dell'ambito romano stesso. Ovvero, per Artemisia bisognava portare in pittura donne oneste, forti e soprattutto coraggiose. Cioè quello che lei avrebbe voluto dire con la parola, lo diceva con la pittura, con l'arte. E quali sono le donne coraggiose? Salomè, Giuditta, Susanna. Perché? Erano donne che avevano avuto una vita ricca di intensità, ma soprattutto di che cosa? Di pathos.
il barocco mette in evidenza questo pathos, questo pathos che è importante. Andiamo avanti. Cleopatra, altra donna della storia importantissima, donna che viene rappresentata nella sua carnalità. Cleopatra ce ne sono tantissime versioni, il Guercino, insomma c'è una storiografia a parte, ma quello che a noi interessa è la collocazione storica, che non è quella, perché in effetti tutto vediamo tranne che il richiamo egizio. Il copricapo, che è un copricapo tipico mediceo, la perla serviva per le acconciature, era un richiamo che veniva infilato tra i capelli, no, per creare dei chirigori, eccetera. E poi che cosa? E questa spalla che la troviamo dappertutto, la spalla proprio era un elemento anatomico, proprio simbolo di piacere, di voluttuosità, di richiesta, di avanzo, eccetera. E poi naturalmente ecco questa biscia che è pronta, naturalmente vicina al seno, proprio per porre l'attenzione proprio su questo particolare. Ancora queste sete tipiche e questa luce che viene dall'alto e i chiaroscuri. Guardate, certo, il volto ha questo principio di verosimiglianza, cioè è proprio più vero del vero. Se noi andiamo a guardare, è quasi un voler fare rientrare in fotografia quello che è l'atto che sta per accadere. In conclusione, Artemisia è un artista che fa del proprio dramma una visione monumentale, sacralizza il proprio dramma, la monumentalizza con che cosa? Con se stessa, perché il corpo diventava unico richiamo, non vi era oggetto, non vi era contesto, è solo il corpo magna pars nell'elemento pittorico. E poi vi è la concezione della pulizia di che cosa? Della scena, il contrasto che definisce le forme e i colori. Sapete che io in un precedente incontro vi parlai che nell'analisi delle opere d'arte si parla sempre di analisi del soggetto, di analisi dell'oggetto, di analisi dei contenuti. Cioè analisi del soggetto, in effetti noi vediamo che è una donna, no? Analisi dell'oggetto, quando andiamo a guardare che in effetti è Cleopatra, no? Analisi dei contenuti e il contesto in cui viene rappresentato. Artemisia abbandona i moduli iconografici convenzionali, crea atmosfere intime e sublima attraverso la pittura quelle che sono le violenze subite. Perché? Perché trova quella che è la varietà e quello che è il potere poetico attraverso le trame della sua biografia. Ma ho voluto concludere con un maschietto, perché insomma abbiamo visto sempre se stessa, no? Procace, provocante, eccetera. E quest'opera si intitola Il Gonfaloniere, ma si intitola così non tanto per il gonfaloniere, perché vi è un gonfalone appeso in alto. E quindi questa, ecco, è una classica opera che tecnicamente, diciamo, è un'opera più di genere, perché in effetti troviamo finalmente il contesto, la linea praticamente di terra, la linea che indica questo accenno, no? Della prospettiva, i vari richiami, il gonfalone e anche lo studio della luce. Guardate questa gorgiera a ruota di mulino, io vi ho detto prima che siamo in periodo spagnolo, Spagna, Francia e Olanda erano i paesi più importanti in questo periodo. Tra l'altro, mentre ancora in Italia si era, tra virgolette, ci si basava su una economia prettamente contadina, in Olanda si era molto più evoluti, iniziava un processo di industrializzazione.
E guardate, ecco questo personaggio, come è vestita alla maniera olandese, bellissima la gorgiera, che tra l'altro ha gli stessi richiami come polsini, no? Quindi questo, oppure guardate anche l'armatura, come ha questi aspetti luminescenti, no? Questi tagli che rendono la vera somiglianza con diciamo una divisa militare. Dunque, in conclusione, noi stasera abbiamo raccontato di una donna che ha fatto a suo tempo una denuncia che non è stata solo una denuncia fisica, ma è stata una denuncia atemporale, perché in effetti dal dramma che lei ha avuto, la sua pittura ci racconta il dramma calandosi in un contesto, ma è atemporale perché parla ancora oggi a noi di una storia personale che poi in effetti è diventata biografia autentica e originale di un artista che, possiamo dire benissimo, ha attraversato il tempo e quelli che dovrebbero essere gli argini della memoria. Quindi si conclude così questa nostra conversazione, che voleva raccontarvi un qualcosa che probabilmente in un altro contesto, l'Artemisia, sarebbe anche l'Artemisia della mitologia, di altri generi, ma in questo contesto andava proprio accentuato questa sua differenza, differenza proprio di genere, perché infatti si distacca dagli artisti uomini proprio per questa sua sensualità, che non dimentica mai, ma che diventa anche a maggior ragione elemento poi di richiamo, che oggi la storiografia ancora conserva, mantiene e promuove. Grazie. Attivata anche conclusa, un attimino solo. Io ringrazio il professor Olivotti, non eravamo sicuri della profondità della sua esposizione. Certo, ci siamo trovati di fronte una donna, un'Artemisia, che forse poco conoscevo io, un'Artemisia, una donna veramente forte, che possiamo definire una donna dei nostri giorni, che può dare alle donne di oggi che subiscono violenza oppure che devono patire queste violenze una grande lezione di vita. Bisognerebbe rileggerla più volte. Adesso il nostro trio ci farà un altro momento musicale e poi, se qualcuno vuole dire qualche cosa dopo lo spazio musicale che ci dedica i nostri ragazzi. Thank you.
sua versatilità e volevo porre il nome da Marco, cosa mi sentito proprio il costo della nostra serata, la collocazione che vorrei sapere se è veramente individuabile e collocabile nell'ambito del caravaggismo, perché dalle opere che ha presentato ho visto anche influenze di Raffaello, influenze del tardo manierismo, per cui ritengo che Artemisia ha uno stile fortemente originale, non catalogabile nell'ambito del caravaggismo, anche se ci sono alcune opere chiaramente di caravaggesche. Per esempio quella di Susanna Vecchioni è proprio un'opera che esprime una grande drammaticità e quindi dove c'è l'esercizio del chiaroscuro, mentre in queste opere, le prime opere che ha presentato in particolare, per esempio lo studio dei panneggi, dei vestiti, che con quel colorismo molto accentuato è tipo rinascimentale. Questa è la domanda, grazie. Allora, professoressa Strano, allora io stasera quando abbiamo iniziato la conversazione ho detto praticamente questo, che quando si parla del barocco noi pensiamo subito il 600, e io mi sono soffermato su quello che è la fine del 1500 e quindi arriva per tutto il 700, e parlavo addirittura di un verismo che non è il verismo ottocentesco, no? Che siamo abituati, quindi Courbet, Daumier, via dicendo, Manet, Monet, eccetera, ma ho parlato di questo passaggio dal Rinascimento a diverse forme che hanno condotto a un caravaggismo romano e napoletano, che parte da Caravaggio però ha in effetti quello che lei praticamente che tu dicevi, Ditti, no? Cioè questa diversità che era dato dal gioco dei panni, questa diversità che era dato, ma anche la novità stessa, la differenza tra il padre che è prettamente un caravaggesco e la figlia, è dovuto però il valore aggiunto qual è? È la violenza che ha subito che l'ha condotta e l'ha portata poi, no? A diventare elemento autoreferenziale di questo viaggio. Quindi in effetti quello che tu dici, cara Ditti, in effetti sono oggettivamente delle giuste analisi, però rivisitabili in quell'ottica di caravaggismo napoletano e romano, ma il tema, l'elemento poi della luce aveva dei diversi esiti, perché io vi ho fatto vedere l'ultima immagine dell'uomo, del condottiero eccetera, perché lì in effetti diventava tutto di genere in un contesto più intimo, vi ho parlato che c'era una linea di terra eccetera, mentre nel momento in cui le diventa immagine sacra, le diventa immagine autoreferenziale, la cosa che ci colpisce è lei, la luce e i simboli, magari l'abito, il cappello, no, alla turca e via dicendo. C'era una domanda? Prego. Una domanda è, diciamo, una constatazione che faccio, forse, aspetta, sì. Più che una domanda, forse è una constatazione anche un po' fuori luogo, perché io non mi intendo di arte in maniera decisa, però ho visto un po' dei colori fiamminghi nella pittura del Vigno, mi sbaglio forse? Diciamo che probabilmente quello che fa pensare, alludere al fiammingo è il cromatismo un po' caldo, un po' che è quello, perché in effetti quei panneggi, il gioco dei panni, no? Solitamente tendiamo pure a non dire gioco dei panni, che sembra una cosa brutta, però tecnicamente si chiama il gioco dei panni. Viene, no, non c'è un'influenza diretta, però in effetti il cromatismo allude, no? Quei colori caldi, no? che si intravedono, mentre i colori sono talmente vivi, no? Che hanno proprio questo richiamo di continuità. E ci tengo a precisare questo discorso che vi ho detto del barocco, che è un barocco abbastanza diverso, che non è quello. Ecco, se voi pensate all'architettura, quando parliamo del barocco, nell'Italia del Sud vi è il barocco leccese. Ma c'è anche il barocco siciliano, ma c'è anche un barocco calabrese. Se voi pensate alla cappella del Santissimo Sacramento, è un barocco autogeno, è nostro, non è un barocco né pugliese
e né siciliano. Non ha confronto, non ha paragone, perché in effetti vi era sempre un ambitus localistico, quindi bisogna anche circoscrivere il discorso. E qui ora capite perché io all'inizio, se torniamo indietro per favore, grazie a Rosaria, torniamo indietro, la prima immagine che vi ho fatto vedere, guardate che sono belle, magari conosciamo le storie e le guardiamo anche meglio, ci ritroviamo. Noi siamo partiti da questa. Ora io guardo questo quadro e lo vedo stucchevole, lo vedo un po', no? Magari mentre le altre si capiva il pathos. Andiamo avanti, cioè guardate l'atteggiamento, andiamo avanti. O no? Sono delle opere in cui vi è questo atteggiamento psicologico emotivo che vi coinvolge, no? Andando al di là. Poi, anche se a mio avviso era anche una grande provocatrice, questo io non l'ho detto all'inizio perché non vi volevo né provocare a suo tempo, né volevo fare il è arrivato il giustizialista, che eccetera. Però lei un po' ci giocava, ci marciava, diremmo tecnicamente, cioè nelle sue opere vi era questa alternanza tra io provocatorio e io, quindi anche questa doppiezza, no? Questa figura angelica, ma lo stesso Clint, quando no? Va a identificare queste sue donne, sono diaboliche, ma sono angeliche, sono auree, ma sono dei demoni, quindi c'è sempre questo horror vacui, no? che si identifica. Quindi credo che c'è anche una certa, cioè un atteggiamento, ecco, ha rotto gli schemi in un periodo in cui, no? Nessuno aveva osato mai tanto. E ripeto, se una donna che suona lo strumento che abbiamo visto all'inizio, che è del padre Orazio, con quell'opera indicava il potere della sensualità, immaginatevi che cosa è stata in grado di fare la figlia, cioè non c'è paragone tra la donna con lo strumento del padre e quello della figlia, ecco, vedete come insomma come cambia, no? Se voi guardate anche gli abiti, l'incarnato, l'ostentazione, no? È un invito che fa, non è un quadro descrittivo distaccato, insomma è qualcosa che va incontro non è un quadro didattico, perché abbiamo detto che nel barocco vi era anche questo senso didattico, questo senso, non è un quadro didattico, è un quadro insomma che va oltre, che rompe questa convenzione. Benissimo, qualcun altro vuole dire qualche cosa? Allora, noi adesso intanto ringrazio di nuovamente il professore Livotti per la grande lezione che ci ha dato. Allora, noi vorremmo omaggiare il professore Livotti intanto di un attestato di benemerenza. Perché? Perché già con la mia presidenza precedente abbiamo fatto un bel lavoro, se ben si ricorda il professore, abbiamo fatto un bellissimo lavoro, quindi lo voglio ringraziare per la collaborazione che ha sempre dato alla nostra sezione. Nell'attestato abbiamo messo rilasciato al professor Giuseppe Livotti per aver sempre messo a disposizione della sezione FIDAPA di Villa San Giovanni la sua professionalità e le sue competenze con l'eleganza espositiva che lo contraddistingue. Grazie. Questo l'attestato di sì. Accompagniamo anche con l'attestato di partecipazione a questa nostra serata, è ben poco per quello che ci ha regalato, però è un nostro omaggio, un nostro senso di ringraziamento. Per i maestri, se si avvicinano qua i nostri maestri di musica, anche loro hanno dato veramente hanno offerto un grande omaggio della loro professionalità. Sono giovani, ancora hanno tanto strada da fare, gli auguriamo veramente grandi successi in questo mondo. Se Cinzia vuole consegnare, Cinzia, Rosalpina e Maria Tribevi sono le componenti della nostra commissione che hanno lavorato tanto per la realizzazione di questa serata. Allora, al maestro Alessandro Scopellini, ringraziandola per la professionalità e la disponibilità. Thank you.
Simona Brigandini. E adesso, sempre, per soltanto per le nostre donne, non ce ne abbiano gli uomini qui presenti stasera, alle ragazze un omaggio floreale, con l'augurio, e veramente parlando di donna, di rispetto delle donne, con l'augurio che sappiano sempre trovare nella loro vita uomini che vi sappiano apprezzare per le vostre capacità, soprattutto per le capacità artistiche. Va bene? Grazie a tutti, grazie per la vostra presenza. Grazie.